C'è il test Faggi Giovanni. Faggi Giovanni. Signor Faggi, si accomodi, prego. Più attento. Prego, si accomodi, si sieda pure lì. Grazie. Ecco. Parli nel microfono, per cortesia. Vuole darci le sue generalità? Dove è nato? Quando? Dunque, Faggi Giovanni, nato a Calenzano il 17/8/1920. Dove risiede? A Calenzano. Benissimo. Vuole leggere quella formula? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla in quanto a mia conoscenza. Benissimo. Vuole rispondere per cortesia alle domande del signor Pubblico Ministero? Sì, chiami. Prego. Signor Faggi, che lavoro fa lei? Rappresentante di commercio. Pavimenti e rivestimenti. Pavimenti? Pavimenti e rivestimenti. E dove ha questa sua attività? L'attività la svolgo in tutta la Toscana. Le fabbriche sono su nel modenese, Sassuolo Modena. Di cui lei è rappresentante. E sì. Lei dove ha la sede della sua attività? A Calenzano la stessa sede, in casa mia. In casa sua. Quindi a Calenzano in via, ci ha detto? In via del Lago 11A. Senta, signor Faggi, lei conosce il signor Pacciani? Dunque, io ho conosciuto per caso in un ristorante a Scarperia a Pacciani, in quanto eravamo a pescare nella Sieve, si va a pranzo e per caso mi trovo di tavolino a fianco a lui e poi c'era altre persone, non so chi siano. Lei era solo? Io ero con un amico mio, con i suoi bambini che eravamo a pescare. E il signor Pacciani ha detto era con qualche altra persona? Ma era insieme a altri, però non mi è dato saperlo. Altri nel senso 1, 2, 10, 100 persone? No, 10, non so se erano 2 o 3, a un tavolino si può capire. Erano persone grosso modo della sua età o erano familiari, uomini e donne? Erano uomini o donne? Erano uomini, erano uno, due, non me lo ricordo. Uno o due uomini, perché era un ristorante lontano. A Scarperia. A Scarperia. Ricorda che ristorante era? Oh! No, per carità. Ricorda o può ricostruire la data? Ma senta, a me mi sembra verso il 1980. Quindi, 1980, 80. Scarperia, esattamente, Pacciani con uno o due persone. Bene, la data. Ecco, come mai faceste conoscenza? Non sempre al ristorante si fa conoscenza, ci fu un motivo. Spiego subito. Grazie. Lei capisce bene, essendo di tavolino a un ristorante, capita dopo un periodo di una mezz'oretta o così di scambiare alcune parole. Certo. No? E Pacciani mi chiese che mestiere facevo. Quindi fu Pacciani che la attaccò il discorso. Io ora non mi ricordo se fu Pacciani o un'esattezza. Benissimo. Le chiese che mestiere faceva? Sì, il mestiere faceva, io facevo il rappresentante di pavimenti e rivestimenti. Allora lui mi rispose e dice, c'è un amico, probabilmente gli interessa questo materiale. Dico, ma me lo può dare? O mi ricordo questo se mi diede tutto. Questo materiale quale? Pavimenti e rivestimenti e rappresentavo io. In genere o qualcosa di concreto? Cioè le disse, Pacciani disse a un mio amico sta facendo la casa, gli servono tot, no, ma in una genere, cosa genere. Sì, no, ora esattamente non me lo ricordo. Quindi lei cosa le disse? Io gli dissi, ma se è possibile si guarderà un po', senti un po' quanta roba lì ci vuole e poi si vedrà un po' cosa fare. Quindi lei vide in questo pranzo, ecco, in questo pranzo una sorta di possibilità di sviluppo di un affare. No, sviluppo di un affare relativamente. Un affare. Sì. Relativo. Quindi gli lasciò il suo numero, il suo indirizzo? Sì, gli diedi noi il numero mio, il biglietto da visita mio, che ce l'ho sempre con me, e mi diede, poi mi scrisse l'indirizzo suo, io non me lo ricordo, poi attraverso le decine di anni le cose corrono, sa com'è, il discorso è questo. Ecco. E poi
dopo un certo periodo, gli spiego certo di, periodo... di determino con esattezza le cose, con tutta la tranquillità possibile. Meno male, meno dunque, male, dunque io abbiamo bisogno. Io scrissi, passò un mese e mezzo, così, roba di questo genere, gli dissi, ma questo tuo amico... Gli disse in che modo, scusi? In che modo gli disse? Gli mandai una lettera. Ah, gli scrisse? Sì, gli mandai una lettera, c'avevo l'indirizzo. Quindi allora ho ragione, io era un affare, lei ci aveva visto un affare, se gli scrive... Un affare relativo, cosa vuole? Cioè, c'è un amico, gli ci può della roba... Come lei addirittura gli scrisse? Era un affare molto... valore? No, era una cosa da accontentare, guarda, se è possibile... Su per giù che valore le prospettive? Ma si può sapere, era lo fa sapere un pavimento, due pavimenti, non lo so, in una casa... Cioè, scusi, che valore può, può avere un pavimento? Ma un pavimento, bisogna vedere, a quei tempi là nell'80 poteva valere 10.000 lire il metro quadro... Roba quindi un pavimento di una... che dice lei, che valore... Nella sua mente, che valore aveva questo affare? Ma, guardi... Su per giù, così come se lo prospettò lei. Ma io, non è la questione che io volessi dare per fare un interesse veramente... No. Mi chiese se era possibile... Ora al ristorante? Sì, al ristorante. Che valore lei si prospettò? Ma da quel che capì? Il valore, guardi, io non lo... pavimento, non lo so. Il valore non stia di dietro al valore. Qualche milione, qualche... No, sì, no. Si immagina quei tempi là... Qualche centinaio di migliaia di lire. Potrebbe essere 200.000 lire, 300.000 lire, roba di questo genere. Su queste 200-300.000 lire era il suo guadagno o il costo del pavimento? No, era l'importo del pavimento. Il 5 sono 15.000 lire. Sì, quindi non era il valore per... No. Allora lei dice gli scrissi. Scrissi una lettera se lo voleva o se non voleva questo materiale e non ebbi risposta. Questo suo affare di 15.000 lire lei gli scrive. E non ebbi risposta. Non gli risposta. Non allora ebbi risposta. Cosa successe? Poi cosa successe? Successe che avevo l'indirizzo dove stava un giorno venendo da Siena. Da Siena dico proviamo a vedere dove sta questa persona. E beh, passai per quella strada lì che... Non c'è poca abitazione che non ci passo mai. Lei la conosceva questa strada o la... Non la conoscevo, fu la prima volta e ci passavo. Era facile o la ebbe difficoltà a trovare? No, sa si giri il mondo, non è che la questione lo chiesi e mi indirizzarono e passai. Dov'era questa località? Ma io non lo so, era San Casciano, la zona lì, quella zona dove abitava lui, la frazione non me lo ricordo con esattezza. E tant'è vero, aspettai l'ora che generalmente tornavano a casa, cioè lei gli operai agricoli. E si mise a aspettare o entrò aspettai in strada, aspettai. Ma come capì qual era la sua casa? Perché me l'avevano detto, dove più avanti trovai delle abitazioni e gli chiesi dove stava, come si può fare in tutte le cose, questo signore, no? Certo. E mi disse, guarda, così è così, e mi misi lì. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, sulle 5 e mezzo così... E arrivò. Ma lei, scusi, per sapere se era in casa, prima suonò. Tante niente, volte... in casa e non c'era stato. No, mi scusi, no. Prima di mettersi a aspettare, non provò se era già tornato? No, perché e come io... mai, come mai non provò a suonare? Niente, perché la casa era distante dalla strada. Allora lei andò a casa a vedere, vide che non c'era? No, io non ci andai in casa. Non ci andò nemmeno a casa. Pure per i miei mesi sulla strada. Dopo un quarto scusi, d'ora ma poteva, 20 minuti, poteva essere in casa, come mai non andò a suonare? No, perché era fuori a lavorare. Ma lei come faceva a sapere che era fuori so a lavorare? So che smettevano alle 5 e mezzo, io lo chiesi più avanti a questa casa. Le dissero che non c'è. Dice non c'è, a lavorare vedrà che toccherà aspettare. Quel lei sulla strada. Ah, aspettare, lei era solo? Io ero solo. In macchina solo. In macchina aspettai. Poi arrivò, dopo lui, un po' di tempo arrivò. E lo vidi anche messo un po' male, in brutte condizioni, cioè, come operaio agricolo. Sì, e poi anche altre, vidi che non era il caso di intraprendere una relazione di commercio di questo genere. E ci avevo perché, con me in scusi, macchina... Perché, scusi, come mai?
come mai capì che non era il caso di intraprendere questa relazione commerciale? Cosa aveva? Da determinate condizioni della persona. Me le vuole spiegare per cortesia? Sì, da come era sporco, era messo male dal lavoro. Era stato a lavorare. E no? Lei dette la sensazione che non era proprio un grande affare coltivarlo? Mi resi conto che non era possibile anche dal punto di vista così come si presentava la persona, ecco. E allora io in macchina c'ho sempre, ci davano allora a quei tempi le ceramiche, qualche cosa da dare alla clientela, o librettini da scrivere, delle penne, io avevo, mi ricordo, tre tute da dare ai magazzinieri nelle ditte. Allora dissi, va, tienne una, va, prendine una. Lui mi ringraziò, poi io salutai e gli dissi, ma questo tuo amico, dice, ma non ho saputo nulla. Io poi salutai e non ho saputo più niente. Poi ho saputo tutte le vicende dopo che è capitato e tutti si sa. Quindi il tutto della sua conoscenza con Pacciani è tutto qua? È tutto qua. Quindi, se non ho capito male, lei per un affare di una 15.000 lire lo va a cercare, lo aspetta, lo vede malmesso? No, lo feci perché me lo chiese, per favore, sapeva che sta mio, lo feci così a titolo, come si può fare in tante altre occasioni, tante persone di accontentare. Però lei lo andò a siccome trovare. Siccome era gente che lavorava. Scusi, gli scrisse e lui non le rispose, allora lei lo andò a trovare. Passai per caso. Sì, certo, era lì sulla strada. Io. Tutto qui, niente di più. Senta, però è vero che lei le scrisse, che lei scrisse a Pacciani una cartolina in data 10.3.79 e lo chiamò caro Pietro? Sì, così l'aveva visto una volta e lei lo chiamava caro Pietro. Come si può fare, siccome mi diede delle confidenze sul ristorante, ecco. Che perché. Confidenze erano? Quelle no, che ci ha detto. Confidenze di linguaggio così aperto. E lei lo chiamò caro Pietro, come non è che lo aveva, no. Ebbe modo di conoscerlo in modo diverso. Ho capito. Tutto qui? Io, niente di più? Io non so altro. Ho saputo poi tutte le vicende del capitale dopo. Quali vicende? Queste qui che è successo di tutti questi guai, insomma. Ah, quelle del... Dalla stampa. Senta una cosa, noi abbiamo sentito in questo processo due persone che dicono invece che lei andava con Pacciani a bere alla cantinetta, vi hanno visto più volte. Io? L'ha detto stamani il signore. No. No e poi no. Mai, prima di tutto non bevo. Prima di tutto non bevo, mai. Allora, un signore che ha detto di averla... Tanto è vero, io nella zona di San Casciano non ho mai avuto un cliente, quindi niente. Una persona che è amica di Pacciani e che dice di avervi visto insieme a San Casciano? Assolutamente no. Assolutamente no, assolutamente no. Ma che è una cosa che le dà tanto noia? No, perché siccome quando una cosa non è vera, non deve essere. Sembra, sa, è una circostanza così banale. Tra l'altro andare a bere no, mi scusi, lei è stato al ristorante con Pacciani. Mi capitò per caso di gomito al tavolino. Ma mi capisce, se questa persona è un amico di Pacciani. Sente il pubblico mi perdoni. Sì. Questa persona è un amico di Pacciani, un conoscente, amico. Dice, guarda, fra le persone che venivano a San Casciano a trovare i Pacciani e qualche volta hanno bevuto insieme alla cantinetta, c'era anche lei? No. Questa persona sbaglia. No. No e no. Senta una cosa, signor Faggi, mi perdoni, ma io le devo fare qualche tipo di domanda che avrei preferito evitare, perché insomma, tanto... È marginale, però a questo punto le faccio. Lei ebbe fu oggetto di una perquisizione. Sì. Durante questa perquisizione venne rinvenuto diverso materiale un po' anomalo in casa sua, nel suo garage. Sì, sì. Che è materiale identico a quello che avevano sia il Pacciani che il Vanni. Vuole descrivere? Io lo abbiamo trovato noi, lei glielo io dico io non ora. Non c'ho nulla a che vedere. No, per carità. Ricorda che materiale è o vuole che io le legga al processo verbale di perquisizione? No, ma lo ricordo.
Che materiale? Come ricordo? Erano penny. Erano? Penny. Falli di gomma? Sì. Anche... No, di legno. Ah, di legno lei. Che me lo diede una donna al tuo ricordo. Mi scusi, nel verbale di perquisizione poi sentiremo coloro che l'hanno fatto. Si dà atto che sono numerosi. Ce ne sono alcuni di gomma e alcuni di legno. Lo so che è un argomento... È sbagliato il verbale. Ci sono... Qui si descrive parecchie riviste pornografiche. Queste diventano delle volte... Sì, no, ma io, capisce, voglio vedere, di capire se per caso, conoscendo per l'appunto questo Pacciani, che anche lui a volte ha avuto oggetti di questo genere, e quel test che abbiamo sentito stamani e che ci ha detto che vi frequentavate per l'appunto a San Casciano, anche lui ha questo materiale, tante volte... Per una ragione qualsiasi. No, sì, ma sì, c'era questo sì, materiale sì. In casa sua? Sì, te l'ho detto. Senta, e poi l'ho bruciato. L'ha bruciato dopo la perquisizione? Sì, ho bruciato tutto. Non è che da caso con il Pacciani, sia pure ovviamente non ha nessun valore, ha nessun fine, avete parlato di cose di questo genere? Perché ad esempio il Vanni dice che gliel'aveva comprato lui al Pacciani dei falli di gomma. Assolutamente. Senta un'altra cosa. Io signore. Quando salutai all'idea di Rasusa, io due volte. Visto... A me sembra strano, ma sono cose mie che lei per 15.000 lire ci va a trovare. Ma insomma, questo è un altro paio di maniche, sono valutazioni. Io voglio che lei capisca le mie perplessità, niente di più. Lei ci dice la verità, è un test. Quando ce l'ha detta è tranquillo lei, il resto tocca a noi. Proseguiamo. Senta una cosa. Lei dove abita esattamente come strada? Ha detto via? Via del Lago 11A. A Calenzano. A Calenzano. Pacciani per caso è mai venuto a trovarla? Mai e poi mai. Mai. Il Vanni, questo signore... Mai visti, queste persone, mai avuto contatto. Senta, lei ha mai sentito parlare, sicuramente sì, ma io glielo chiedo, di un omicidio a... debitato al cosiddetto Mostro di Firenze avvenuto a Calenzano? Sulla stampa io l'ho visto benissimo, come in altri posti. Ecco, ha mai cercato di approfondire quello di Calenzano, dove era avvenuto? Ma avevano detto alla Marina, ma io poi, siccome vo via tutti i giorni, la mattina e il giorno della sera, e qualche volta sono stato anche in Liguria a settimane... Sì, ma guardi, allora se lei fa questo tipo di distinzione... va più lontano di dove voglio arrivare io. Io chiedo solo se sa dov'è esattamente il luogo dove è avvenuto questo omicidio. Io il punto non lo so. Non lo sa. Sa se vicino a casa sua o se a Calenzano c'è un posto che si chiama Le Bartoline? C'è una frazione. Come c'è Macilio sa che questo omicidio è avvenuto in una frazione di questo genere? Sì, l'ho saputo dalla stampa. Questa frazione Le Bartoline è... nei pressi di Calenzano, delle strade dove abita lei, o è tutto da un'altra parte? È più distante è da più me. Distante. Lei sa che una misurazione fatta fra casa sua e dove è avvenuto l'omicidio ci dice che sono di autovettura, in macchina, non a piedi, passando per i campi 900 metri, o lo sa per la prima volta da me stamani? Per me sono di più di 900. Allora lo sa. Per me, grosso modo, anche a linea d'aria. Sì. Capito? Sapendo è... Allora lei sa, mi scusi, se dice che sono di più, sa dov'è. Invece lei mi ha detto non sa dov'è. Ma le Bartoline sono una frazione di Calenzano. Io le dico, lo sa che il punto dove sono stati ritrovati i cadaveri... Punto non lo so. Non, ecco, non lo sa. Ho visto poi c'è delle insegne, ci hanno messo delle croci. Benissimo. Quindi e il stanno andando fuori a fare delle girate. Il fatto che lei dice sono di più non è relativo a quel posto lì. Oddio, non lo so, perché sai, io sempre non ci sto lì. E... No, mi scusi. Sì, beh, comunque, sarà... ora è... Sono... Ha mai sentito dire da nessuno a Calenzano, guarda l'omicidio del relativo a una coppia uccisa dal cosiddetto mostro è avvenuto lì o in questo punto?
c'è un ponticello, lei poi ha già descritto che non c'è più quel ponticello, è già stato interrogato, quindi la zona la conosce, via signor Faggi. Io conosco Travalle, avevo una zia e tutto, lo so che la zona... Ecco, però io... allora quando io le dico è 900 metri, quel punto lei dice non sarà 900 metri... Ma io penserei, siccome sono saranno al mille, là via, della marina, del torrente, penso siano di più. È vicino a casa sua. Bene, lei dice il Pacciani, io non l'ho conosciuto solo in questo modo e non è mai venuto a casa. Senta una cosa, lei conosce una signora che si chiama Sperduto Malatesta Antonietta? No, non la conosco. C'è qualcuno che dice è stato a casa sua lei? Questa... Io sono stato a casa sua? Una persona questo... dice, ce l'ha detto qui. Io? Stamattina. Questa persona non la conosco e non ne so niente. L'ha detto proprio stamani, signore. Ma a me l'avrà detto, comunque io questa Sperduta Malatesta io non la conosco e mai vista. E nemmeno a casa sua, perché sono molto prudente e sto molto a casa mia. Ma lei sa dove sta per dire che non c'è stato? No, non lo so. Lei è mai stato in via Chiantigiana 3 nel comune, ora glielo dico esattamente, dove stava questa signora? San Casciano Tavernelle? Mai stato. Senta una cosa. Il Pacciani per caso le ha mai detto che andava e aveva una relazione con una signora con questo nome in questo luogo? No, perché io prima di tutto, da quando io l'idea di Latuta e lo salvai, non l'ho più visto e ho pensato di non avere più nulla a che fare. Io le vorrei leggere cosa dice questo signore che abbiamo sentito stamani, il quale dice: talvolta ho visto nel locale la cantinetta di San Casciano, insieme a Pacciani Pietro, un uomo di cui ho visto alcune foto che mi avete mostrato oggi e che mi dite voi si chiama Faggi Giovanni. Questa persona io, questo signore ci dice, non la conosco. L'ho solo vista, dice questo signore, insieme al Pacciani a bere con lui. Credo di aver visto questo personaggio prima della morte del marito della Malatesta. Niente, è tutto falso, mi cascasse gli occhi. No, per carità. Io sono molto preciso nel mio... Come mai questo signore dice queste cose false, secondo lei? Non lo so io. Lui non lo sa. Io non lo so. C'è un'altra persona che dice: riconosco fra uno dei saltuari accompagnatori del Pacciani in una foto che mi mostrate, e è una persona di cui io non conosco il nome, comunque capisco da quello che mi dite voi, polizia, che si chiama Faggi Giovanni. Questa persona che mi mostrate è un personaggio che l'ho incontrato qualche volta a San Casciano, Val di Pesa, mentre era in compagnia del postino Vanni e del Pietro Pacciani e forse di un'altra persona che non ricordo. Anche questo è falso. Assolutamente. Falso. Questa persona che dice così si chiama Cencin Gina. Lei la conosce a motivi... Guardi, sono tutti motivi... nomi che lei mi dice che per me... Niente. Allora può niente darsi che lei sia andato in questo posto che io le ho detto è via Chiantigiana... addirittura si dice in anni molto lontani, prima dell'80, con questi signori, e che lei forse non sapesse all'epoca che la signora da cui andava si chiamava Malatesta Sperduto. Ma io questa signora Malatesta Sperduta per me
È una novità assoluta. Allora come mai... Io non so nulla. Come mai, secondo lei, questa vicina di casa dice di aver visto lei lì e a San Cascià? Vede, sono già due le persone, non sì, è una sola. Ma potrebbero essere anche tre, sì, ma sì, io... Sì, puoi vedere le fotografie. Certo, potrebbe... no. Ma io non ci sono stato a San Cascià. Noi ci facciamo dire... Non ho neppure clienti a San Cascià. Hanno mostrato delle fotografie. Quindi non sappiamo che come sono, certo, queste fotografie. Però queste persone ce l'hanno. Si altera tutto. No. Vediamo noi le fotografie, vediamo un po'. Prima facciamoci dire che non c'è... le persone le vediamo. Prima facciamoci dire che non c'è mai. Scusi, prima facciamoci dire che non c'è mai stato. Io non ci poi sono mai stato. Sarà bene, non c'è se valuta stato. Se ha interesse di andare avanti. Le pare? Se fosse a Tavarnelle c'avevo un cliente Mugnai, sì. Ma a San Casciano non ho avuto mai clienti e mi vendevano praticamente... Chiedo scusa, era Tavernelle Val di Pesa allora, questa via Chiantigiana, ora lo controlliamo. Tavernelle? Sì. Ma io andavo da Mugnai, fratelli Mugnai, poi non conosco... Non da questa signora. No, assolutamente, io non la conosco questa signora, per l'amore di Dio. Per l'amore. Non l'ho mai vista io. Io per il momento non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile, avete domande? Ecco, senta, avvocato Bevacqua, allora, grazie. Prego. Senta, lei ha visto questo signor Pacciani, ha detto che era andato a pescare, giusto? Io. Sì, lei. Sì. Sulla Sieve? Sì. Solo? Solo era? Io ero con un amico che ora è moribondo all'ospedale, insieme a bambini sua. E poi si andò a pranzo, a desinare. Insieme ai bambini suoi, i bambini sono vivi. I bambini dell'amico mio erano, ci eravamo tutti insieme. Quindi eventualmente i bambini sono vivi, potrebbero ricordare questa... Sì, erano piccoli, cosa vuole ricordino da quell'epoca là, cosa vuole via, ragionavamo a modo. Senta, vabbè, ed eravate a Scarperia. A Scarperia. Ecco, lei vide questa volta, per la prima volta, il signor Pacciani, lo vide questa volta il signor Pacciani, per la prima volta, e la seconda volta lo vide quando il signor Pacciani, quando lei andò dal signor Pacciani. Sì, quando mi fermai sulla strada, e lei lo vide. No, gli scrissi la lettera, sì. No? E per dirgli, il tuo amico lavora che questo materiale pavimenti e i vestimenti, sì o no? E poi non ebbi nessuna risposta io. Sì. Poi dopo un po' di tempo ebbi l'occasione, venendo da Siena, facendo giù il sud della Toscana, passando chiesi a diverse case questa via dov'è, a questo punto l'ora generalmente poteva tornare per sentire un po'. E dopo un periodo di tempo, fu sulle 5, le 5 e mezzo della sera, era un sosso nella primavera, non me lo ricordo, è passato il tempo, ha capito? E poi basta, io poi... Quindi lo vide soltanto questa seconda volta e basta? Questa seconda volta io gli diedi la scusa, che lo vidi in brutte condizioni, io poi lo salutai, capii come ripeto che non era il caso, perché vidi la persona, cosa vuoi, io sono in commercio, sono a contatto, lì e fu un caso particolare, lui mi chiese c'è un amico con questa roba, io mi distinsi un po' nelle spalle come si può fare, dico ma si vedrà se gliela posso dare, sentiamo un po' quanta roba è o che non è, e così via, ecco, tutti i discorsi qui. Quindi due volte, una volta a Scarperia. Poi io gli diedi la scusa, lo salutai e veni via. Io poi da allora... Quindi lei non l'ha mai visto altro che in questi due posti. Una volta a Scarperia, la prima, sì. E l'ultima, e poi, sì. Che è la seconda, che glielo vide a casa sua. E basta. In nessun altro posto l'ha mai visto. Io non ho avuto più occasioni, poi prima di tutto mi accorgo che non è il caso anche per la persona stessa. Cosa vuole? Sono a contatto ingegneri, architetti, geometri, magazzini di grossa portata, un po' in tutta la Toscana. Poi avevo fatto il periodo là anche la Liguria, sì che si immagina un po', se potevo perdermi su quegli affari, su una persona che non mi dava nessun affidamento. Grazie. Altre domande? Nessuna, Presidente. Bene, possiamo licenziare il test? Può andare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno.